bestiame. Mamma, io ho finito. Bene, sei brava. Posso uscire con la slitta? Allora vengo con te. No, 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 meglio restare dentro al caldo. E tu poi hai una brutta tosse. Sì, ma andare sulla slitta non mi ha mai fatto male. Con tutta quella bella neve noi ce ne stiamo in casa. Impertinente. Con quelle scarpe di legno ai piedi voi non uscite. E basta. Dai, piccolo, vieni. Tra poco sarai al caldo in una stalla. Avanti, non farti trascinare. Mio Dio, che razza di situazione. Questi ragazzi non hanno neppure un cappotto, un paio di scarpe, niente. Papà mi ha detto che se oggi vende il vitello al mercato comprerà le scarpe a tutti. Sì, è vero, lo ha detto. Quello che si promette si mantiene. Che cosa è stato? Queste sono le bestie nella stalla. Vado a vedere. Abbiamo carne di vitello da mangiare, proprio come la gente ricca. Trrr. Tieni, nonna, questo te lo regalo. Ah, sì? E come mai? Beh, perché l'ho ammazzato. Oh. Tanto ancora altre bestie. Ci compri le scarpe adesso? Papà purtroppo non ha venduto il vitello. No? E perché non l'hai venduto? C'erano almeno 600 bestie oggi al mercato. Ne hanno vendute soltanto 50. Da quando non vengono più i compratori bavaresi è un disastro. Salute a tutte. Salve. Allora? Hai venduto il vitello? No. Purtroppo. È chiaro che non ci hai saputo fare. Ah, davvero? Allora perché non ci sei andato tu al mercato, invece di scocciare il prossimo? Secondo te io scoccio il prossimo? Soltanto questo sa fare, la milizia! Su, Franz. Almeno facendo il milite guadagna qualche soldo. E noi ne abbiamo bisogno. Ma lo sai cosa fanno? Maltrattano la gente. Quanti nazisti avete messo dentro oggi, eh? O forse erano dei comunisti? È una vergogna perseguitare i compatrioti. Credi forse che mi faccia piacere? Mi rimproveravi perché non guadagnavo niente. Non ti ho mica suggerito di entrare nella milizia. Beh, non siamo riusciti a trovare niente di meglio. Se avessi amministrato meglio il potere, adesso non ti troveresti in queste condizioni. Che stai dicendo? Smettetela, andiamo. Perché non te ne sei occupato tu allora? Eri tu che volevi fare l'agricoltore. Io ero il maggiore, era giusto così. Già, ma non m'hai ancora liquidato la mia parte. Ma Tony, come potrebbe liquidarti? Hai detto proprio una grossa sciocchezza. Dicevo così per dire. Prendi in mano tu il potere. Forse farai meglio di me. E cosa prendo in mano? Un mucchio di letame? Come ti permetti? Non litigate, per favore. Non voglio che litigate. Thank you.
Halt! Fermati! Non muoverti! Avvicinati lentamente. E non tentare di fare trucchi, altrimenti sparo. Ma Klaus, guarda, guarda. Proprio me dovevi fermare. Perquisiscilo. È proprio Klaus. Non credevo che tornasse. Dai, vieni un po' più avanti. Anche tu ti sei messo nella milizia. Credevo che fossi più furbo. E tu sei molto furbo a farti rivedere qui da noi. Sei proprio un cretino. Meglio cretino che schiavo del regime e traditore del popolo. Con questi bei paroloni tu parli a vanvera. Che cavolo sei tornato a fare? Non lo sai che se ti prendono finirai dritto in prigione? Non me ne importa un accidente. Voglio andare a casa. Mi dispiace, Klaus, ma ti devo arrestare. Sai che faccio? Io ora proseguo. Verso casa. Nessuno mi può fermare. Sparatemi se avete stomaco. Klaus! Fermati! Klaus! Klaus! Ciao, mamma. Ciao, papà. Figliolo. Sei tornato. Siediti. Siediti. Hai fame, vero? No. Vorrei solo dormire. Dormire per una settimana intera. Ho viaggiato per 10 giorni. Non ti ha visto nessuno? Sì, ma credo che questa volta non sarò tradito. Guarda, i fratelli Pervenger. Ciao, ragazzi. Come va, Leo? Salve, Maria. Salve. Leo, come mai ti trovi qui? Non stavi facendo l'istruttore al campo? Ho preso una piccola vacanza. Il richiamo dell'amore. Ora capisco. Si va a bere un grappino? Tu devi tornare a casa, vero, Maria? Certo, si è fatto tardi. Stammi bene, Leo. A presto, Maria. Domani faremo una gita. Mm-hmm. Arrivederci. Ciao. Ciao, Maria. Da quel che so io, Maria non sa sciare. Come fa a venire con te sulla montagna? Cercherò soltanto di portarla alla baita, Tony. Sei davvero un bel tipo. Arrivi nel nostro villaggio e ti prendi subito la più ricca e la più bella. Se devo dire la verità, è lei che ha preso me. Ha riempito un intero album con i ritagli di giornale che parlano di me. Pensa un po', è venuto a trovarmi persino a Innsbruck per vedermi gareggiare. Per vedere me, capisci? C'è qualcuno? Io vado. Servizio! La milizia qui non è gradita. Dai, lascia perdere, Killian. Tony è un ragazzo a posto. Tu siediti, non fare lo scemo. Siete insopportabili con le vostre questioni politiche. Io ripeto quello che ho detto. Non c'è posto per la milizia qui. Senti, Klaus è arrivato sano e salvo? Che hai detto? Hai capito benissimo. Ma Klaus si trova laggiù, si trova in Germania, cioè nel territorio del Reich. Ah. Che strano, io l'ho incontrato qui nel bosco e non ho parlato col suo fantasma. Cosa? Allora Klaus è tornato. Dimmi quanto vuoi. Che vuoi dire? Quanto vuoi per tenere la bocca chiusa.
Non voglio niente. Davvero? Non dovevo pensar male di te, scusami. Tony, non so proprio come ringraziarti. Fermi, dove siete? Non faccia sciocchezze. Sono il giudice del distretto. Beh, non me ne importa. Adesso sparite, alla svelta! Vuoi farci passare guai a tutti, Franz? Ti prego! Giù quel fucile! Possiamo sederci? Avanti. Saluto a tutti. Siete già tutti qui? Signor giudice. Salve, sindaco. Vuol fare un'offerta? È la mia intenzione. Dichiaro aperta la sta giudiziaria su istanza esecutiva della parte in causa. Signor Richard Gotz di Innsbruck contro la parte debitrice di Franz Perwanger di Waldberg. Il debitore deve al creditore 13.000 scellini, inclusi interessi e spese. Prendo atto della presenza della parte debitrice Franz Perwanger, è lei, vero? Come anche la presenza della parte creditrice. Mi passi quel documento, per favore. Molto bene. Constato inoltre la presenza di un solo offerente, o ce ne sono altri? L'offerente ci è noto personalmente, quindi non sarà necessario il deposito cauzionale di un decimo del valore calcolato. Tutta la proprietà fondiaria, inclusi il suolo, la casa con gli edifici adiacenti, le attrezzature, gli annessi, il bestiame, eccetera, è stata periziata e valutata complessivamente 21.000 scellini. Poiché il prezzo base dell'asta deve ammontare a 2/3 del valore stimato, diciamo 14.000 scellini. Chi offre 14.000 scellini? Io. 14.000 la prima offerta. 14.001, 14.002, 14.000 e... Dobbiamo aspettare 5 minuti prescritti dalla legge per l'aggiudicazione. E lei dove va? Non può uscire. Assistere all'asta è obbligo del debitore. Non sono inumano, Perwanger. Puoi continuare a star qui con tutta la tua famiglia. Questo potere andrà in dote a mia figlia, ma solo quando si sposerà. Io ti faccio una proposta, Franz. Restate a lavorare per me. Vi assumerò tutti come braccianti.
Che cosa? Dovremmo fare i servi. Dai, Franz. Georg e io facciamo i braccianti per te e per di più senza paga. Quattordicimila scellini, ultima chiamata. Aggiudicato al sindaco Schlatter, l'asta è terminata.